Ragazzi, prima che inizi il video volevo ricordarvi se vi è servito o vi è stato utile in qualche modo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al mio canale e di mettere mi piace alla pagina Facebook. Grazie e vi lascio il video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Matt e oggi parleremo di due siti che secondo me sono una cosa pazzesca. Sto parlando di kinguin.it e g2a.com. Adesso, cosa sono in breve questi, cosa fanno, cosa vendono questi siti? Vendono seriali. Questi seriali andranno inseriti, per esempio, se è un seriale di Steam su Steam, se è un seriale di PS4 sul PlayStation Network con RedeeMe codice, e la stessa cosa vale per Xbox, quindi Xbox One, 360, eccetera. Se siete degli appassionati di PC gaming come me, non potete non acquistare giochi da questi due siti. Sono affidabili al 100% e le offerte sono veramente tante. Adesso andiamo a vedere. Come vedete, questo è il sito, addirittura è kinguin.net, perché non si estende solo in Italia questo sito. Allora, ragazzi, in breve vi faccio vedere come funziona. Allora, questo è kinguin.it. Qui abbiamo il genere, dove possiamo dire dirgli che genere appunto vogliamo di gioco. La piattaforma, addirittura vendono anche gli Android, ragazzi. Android, PlayStation 3, 4, Steam, Xbox, Play, eccetera. E poi il free to play. Free to play non ci interessa. E andiamo per esempio su Steam. Ottimo, che carica, ecco, ci siamo. Allora, qui siamo su Steam, ragazzi, sulla categoria Steam, più che altro, dove troviamo già dei giochi che sono a un prezzo stracciato, ragazzi. L'ombra di Mordor, dai 50 euro che erano, sono a 9,70 euro. Skyrim Legendary Edition, quindi quella con tutti i DLC, è 7,39 euro. Batman a 15 euro, è uscito da pochissimo. Batman Arkham Knight, ragazzi, tanti giochi che potete trovare veramente a un prezzo assurdo. E io ho fatto un sacco di acquisti più su G2A, perché magari c'era un'offerta migliore su G2A che su Kinguin. Comunque sono due siti da tener conto e da guardare. Oltre a questo, io guardo molto di più. Se andiamo nella home di Kinguin, c'è questo banner che cambia, che la grafica mi piace un casino. Questo banner riguarda gli sconti. Se noi clicchiamo, allora, innanzitutto, prima che clicchiamo, dobbiamo guardare in questa zona qua i minuti, i giorni, i secondi che mancano allo scadere delle offerte. Ora, se noi clicchiamo, abbiamo tutte le offerte che ci propongono e il pre-order di One Piece, ragazzi, 27 euro, costa 50-60 euro, è originale 100%. Però rispetto al prezzo che vendono in negozio, ragazzi, è una cosa buona. L'unica, diciamo, non è una pecca, però molti magari non lo apprezzano, è il fatto che questi sono giochi in digitale. Perché quando uno va a comprare, fa degli acquisti su Kinguin o su G2A, gli viene dato un seriale. Questo seriale va messo, come dicevo prima, che adesso su Steam, eccetera, sulle piattaforme, e poi il gioco riscattato sarà da scaricare, quindi non ci sarà la copia fisica come magari in negozio, eccetera. Però ragazzi, fidatevi che se non volete spendere tanto, io vi consiglio questo assolutamente. Poi, qui ci sono le varie offerte, ok. Andando su g2a.com, è un sito che può sembrare simile, cioè,
tra virgolette, simile, però invece ci sono delle offerte che sinceramente alle volte sono meglio di Kinguin. Infatti io faccio molti più acquisti su G2A, ma questo non toglie niente a Kinguin. Infatti su Kinguin ho comprato per esempio a 15 euro 14. E qui ragazzi, sempre in primo piano ci sono degli sconti, come potete vedere questi stracciati, Lord of Fallen 12 euro, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin a 16, addirittura l'Ombra di Mordor ragazzi, la GOTY Edition, quindi la Game of the Year con tutti i DLC che sono veramente tanti, a 15 euro, The Walking Dead a 3,49 euro. Ci sono veramente dei prezzi assurdi. E ragazzi, io vi consiglio di dargli un'occhiata a questi due siti. E naturalmente si può pagare con PayPal, con carta, insomma, i classici metodi per pagare online. Addirittura, ragazzi, qui c'è Batman Arkham Knight a 13,47 euro. E il Season Pass, adesso non lo trovo qui, però era messo anche lui a 13 euro. Ho il seriale di Windows 8.1 a 28 euro quando costa 100, 120, 150, adesso non ricordo il prezzo esatto. E quindi ragazzi, fatecelo un pensierino, specialmente quando avete le offerte settimanali, che veramente non ve ne pentirete. Ragazzi, per oggi mi sa che ho parlato abbastanza. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.